La torta pasqualina è una delle torte salate più conosciute sul pianeta. È di origine ligure, genovese, e i genovesi l'hanno portata dappertutto. Cominciamo impastando 300 g di farina zero, normalissima, con 160 ml, 160 g di acqua fredda e poco sale. La ricetta originale prevede anche un po' di olio extravergine d'oliva nell'impasto, ma io non lo metto perché dopo vedrete che di olio dentro qui ce ne va davvero. Davvero parecchio, un po' dappertutto, ma vediamo un passo alla volta, anche perché ci sono delle varianti da considerare. Facciamo il nostro impastino. Riguardo l'impasto, in genere ormai per fare questa torta pasqualina si utilizzano le paste sfoglie, quelle che vendono al supermercato, ma la ricetta originale prevede che siano composte da 33 strati di questa pasta molto sottile una sull'altra, ognuna spennellata leggermente di olio d'oliva, quindi bisognerebbe fare 33 palline. Ma io non ci penso proprio a fare un lavoro del genere, non lo fa quasi nessuno ormai. E ne faccio 5. 5 palline bastano e avanzano. Quindi il mio impasto lo taglio in 5 parti, faccio 5 palline e le copro così non prendono aria. Prepariamo il ripieno. Utilizzerò mezza cipolla bianca, bionda, quella che volete. Però mettetecela perché addolcisce molto l'impasto e poi comunque è previsto nell'impasto. La tritiamo piuttosto finemente e la mettiamo in una bacinella. Siccome sapete che io sono il solito lazzarone, farò tutto in una pentola senza sporcare altre bacinelle, secchielli, contenitori, eccetera. Direttamente sul fornello, 2 giri di olio extravergine d'oliva, ligure mi raccomando, se ce l'avete. E facciamo rosolare la cipolla. Aggiungiamo, in questo caso sono gli spinaci, ma non ditelo ai genovesi, perché la ricetta prevede le erbette. Però casa mia vogliono gli spinaci e spinaci siano abbondanti, mezzo chilo di spinaci, potete usare anche surgelati se volete, e li copriamo subito con il coperchio. Appena si appassiscono un po', calano un pochino, guardiamo sul fondo della pentola com'è la situazione. Se vediamo che la cipolla è rosolata, gli spinaci non hanno fatto acqua di loro, gliela aggiungiamo noi, ma poca, un centimetro di bicchiere, non di più, giusto che crei un pochino di vapore e quindi faccia appassire il resto degli spinaci, altrimenti ci vuole un mucchio di tempo. E gli spinaci non devono essere stracotti, devono essere solo scottati. Appena calano, riguardiamo com'è la situazione sotto, gli diamo una bella girata, la cipolla è bella arrostita, gli spinaci sono belli appassiti, ancora un minutino e saranno pronti. Come vedete lo spinacio è bello verde, però ha rilasciato un pochino di acqua, come è giusto che sia. Quindi cosa facciamo? Gliela tiriamo via, perché sennò dopo altrimenti l'impasto viene troppo umido e non va bene. Quindi un colino o uno scolapasta, gli diamo una strizzata e buttiamo via l'acqua in eccesso. Devo tritare la mia verdura per non sporcare l'asse, per non sporcare altre bacinelle. Cosa faccio? Prendo una spatola, in questo caso è il mio coltello che ha il davanti piatto, e li schiaccio un po' direttamente nella pentola. La spatola funziona come un coltello se non è proprio rovinata, altrimenti li mettete sull'asse e gli date 4 colpi con il coltello. Deve essere tritata grossolanamente, giusto che non trovate i pezzi di gambo dentro nel composto. Aggiungiamo un pochino di sale e, importantissimo, la maggiorana. Se non avete la maggiorana ci mettete l'origano, però la ricetta prevede assolutamente la maggiorana. Poi ci mettiamo 250 g di ricotta. Ci mettiamo anche una bella grattugiata di formaggio fresco, parmigiano o grana, sono circa 50 g. Un ovetto che ha la funzione di tenere insieme l'impasto. E ora gli diamo una bella mischiata, lo lavoriamo bene. A piacere ci potete mettere anche del pepe. Ora bisognerebbe stendere le 33 palline, che sono gli anni di Cristo, che noi però ne abbiamo fatti 5, qualcuno ne fa anche 4, però vabbè, io ne faccio 5, 2 sotto e 3 sopra, perché sopra deve dare un po' quell'aspetto di strati, di sfogliata. Quindi cominciamo a fare i 2 sotto. È una pasta molto liscia, come la schiacci resta giù, la potete schiacciare a mano, la potete schiacciare con il mattarello, come volete, l'importante è che sia sottile e senza buchi. Potete schiacciarla anche come fanno i pizzaioli, con le mani, anzi dopo vi faccio vedere. In questo caso comunque facciamo con il mattarello, che è
il sistema più facile. Un po' di olio d'oliva extravergine, ligure, mi raccomando, una bella spennellata col mio pennello da cantiere. È una vita che ce l'ho, non riesco a cambiarlo, mi trovo bene. Lo so che non dovrei usare questo, però ragazzi, io questo uso. Ora, la mia mutanda la mettiamo sopra la teglia. È una teglia con diametro 24 cm. Guardate bene come faccio adesso, perché sennò dopo vi complicate la vita per nulla. Ho fatto cadere dentro la mia sfoglia nella teglia, si è appiccicata al fondo dove c'è l'olio e non la mando completamente contro i bordi, perché non ci starebbe, non insistete che tanto non ci stava, è una pasta molto elastica, quindi lasciatela anche un po' staccata. L'importante è che riusciamo a spalmarci un po' di olio extravergine d'oliva, perché l'olio extravergine d'oliva tra gli strati di sfoglia fa un po' come il burro nella millefoglie, è la stessa cosa. L'unica cosa che forse è più salutare. Guardate come la allargo questa per farvi vedere. L'ho allargata appena appena col mattarello e poi l'ho finita con le mani. Potete scegliere anche questo sistema. È più veloce, sebbene possa sembrare un pochino più difficile. E la metto sopra. Vedete che i bordi sono sempre staccati dalla pasta. Non preoccupatevi, perché adesso che ci mettiamo il ripieno, che nel frattempo si è raffreddato, sarà lui stesso a spingere la pasta contro le pareti. Quindi non c'è bisogno di forzare né di far fatica e di fare lavori per niente. Con il cucchiaio mandiamo verso l'esterno e con il suo peso terrà la pasta contro le pareti della teglia. Che torta pasqualina sarebbe senza le uova dentro? E quindi guardate cosa sto facendo. Con l'uovo faccio dei buchi per accogliere le uova. 5 uova ci vanno in questa teglia qui, in questa dimensione qua, anche 6 se volete, però 5 bastano. Avete visto cosa ho fatto? Prima l'ho messo in una ciotola, così verifico prima di tutto che non si rompa il giallo e che non ci siano pezzettini di buccia, e poi ce li faccio cadere dentro ognuno nel suo buco, così restano lì, diciamo. Anche se va in giro il bianco non fa niente, però il giallo deve restare dentro nel buco, perché poi quando tagliate la torta trovate il giallo. Ora dobbiamo metterci sopra le altre 3 mutande, messe sopra per bene. Dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, l'unica cosa che invece di essere 2 sono 3 strati. Ho fatto 3 sopra, come vi dicevo, perché così c'è un po' più di sfogliata sopra. Ecco. Sempre l'olio extravergine, cercate di mettergliene ovviamente il meno possibile che si riesce a spennellare. Ecco, non mettete olio in eccesso, perché da una goccia adesso, una goccia dopo, ora dalla fine avete messo dentro un bicchiere di olio. Qualcuno, ho visto, che utilizza anche la pasta brisée o la pasta della pizza, e io direi che non è il caso, eh? Io direi di usare o questo sistema qui oppure la pasta sfoglia. Tagliamo la pasta in eccesso, lasciamo giusto l'ultimo centimetro, il resto lo tagliamo via e la portiamo tutta all'interno della teglia. Il primo giro lo facciamo per mettere dentro la pasta, il secondo giro lo facciamo per schiacciare bene la pasta, il terzo giro lo facciamo per fare i rigori più belli possibili, basta schiacciarli con un dito, è molto facile questo disegno, potete fare anche la treccina, potete fare quello che volete. Al centro, se vi ricordate, non c'è l'uovo, io ci faccio un buchetto, perché se non faccio questo buchetto qua, dopo la pasta si gonfia troppo e subito nel forno e la bruciamo al centro, però non dite ai genovesi che ho fatto questa cosa, mi raccomando. E l'ultima spennellatina di olio extravergine ovunque, bisogna pitturare bene anche i ricciolini. Forno già caldo, 180 gradi, 50 minuti. A metà cottura copritela con un fogliettino di carta stagnola, se vedete che sta colorando troppo. Se eventualmente dovessero servire altri 10 minuti, lasciatela dentro, vedete voi, dipende un po' dal forno. Magia, è una torta bellissima. L'abbiamo mangiata oggi a mezzogiorno ed era davvero buona. Vedete come si sfoglia? Pensate se aveva 33 sfogliatine, veniva fuori una roba alta un metro. Comunque è venuta molto bene, sono molto soddisfatto e vi invito a farla tutti quanti perché è davvero buonissima. Vi aspetto qui sotto in descrizione, dove troverete la ricetta scritta per bene e un mucchio di tante belle cose per voi. Ciao a tutti da Gabriele.